prendere. Il giubbotto, gli occhialini, gli occhialoni e il casco. No, il casco, occhialoni e casco. Casco per terra, perché no? Vai via, cretino! 20 dicembre 1991. Muore l'attore Walter Chiari, al secolo Walter Anni Chiarico. Esordiente nel 1946 nel teatro di rivista, Walter Chiari consolida la sua figura di attore comico e brillante intrattenitore anche in televisione, in teatro e nel cinema. Memorabili sono le sue interpretazioni in Bellissima di Visconti, Il giovedì di Dino Risi e Falstaff di Orson Welles. Negli anni 70, a causa di alterne vicende con la giustizia, scompare dalle scene. Un infarto lo stronca, mentre seduto in poltrona, sta guardando la TV nel residence dove abita. Walter Chiari è stata una delle figure più popolari e più sfaccettate e variegate del nostro mondo dello spettacolo dal dopoguerra in avanti. È stato un uomo di varietà, di teatro, di cabaret, di televisione e naturalmente di cinema. Un protagonista molto versatile, veniva dallo sport perché da giovane era stato un campione di pugilato pesi piuma, figlio di emigrati pugliesi in Veneto e poi a Milano, e poi comincia appunto a calcare le scene facendo imitazioni sempre molto apprezzate dai suoi colleghi anche quando lavorava da impiegato. Poi debutta finalmente nello spettacolo e il suo successo è straordinario. Pensiamo solamente allo sketch celeberrimo del Sar Chiapone in televisione, che faceva con Campanini un pezzo di storia della televisione italiana, ma anche al cinema. Non di meno, e diventa celebre per le sue love stories con attrici, una per tutte Ava Gardner, sempre inseguito dai paparazzi, sempre molto, diciamo, turbolente e sempre abbastanza rissoso anche lo stesso Walter Chiari. La sua carriera subisce un trauma, un lungo momento di crisi dopo una grande edizione di Canzonissima che lo vide al fianco di Mina e di Paolo Panelli, perché viene accusato di essere implicato in una vicenda di droga, di cocaina. Da questo si riprenderà, ma molto a stento, fino agli ultimi anni, quando un film ne celebra in qualche maniera la figura, che a mio avviso resta una figura assai importante, straordinaria del nostro spettacolo. Il film era Romance di Mazzucco, che va a Venezia, Chiari viene premiato, ma muore relativamente abbastanza giovane e tutto sommato da solo.